E bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il nostro canale cresce giorno dopo giorno. E già siamo arrivati al contenuto dei nostri pronostici di questa 29ª giornata. La scorsa settimana ne abbiamo preso qualcuna, qualche altra ne abbiamo persa, però a oggi posso dirvi che questo contenuto mi piace. Per questo voglio che sotto nei commenti mi scriviate i vostri pronostici, come finirà una partita e come finirà l'altra. Così poi lunedì ci faremo un bel confronto sui nostri canali social. E allora continuate a iscrivervi, perché la nostra community è la nostra linfa vitale. Continuate a mettere mi piace, commentate e soprattutto attivate la campanella, così non vi perdete niente. Per voi è tutto gratis, per noi è fondamentale per crescere, perché più il canale cresce, più portiamo contenuto. Abbiamo anche un secondo canale, The One TV Extra, che parliamo di tutto tranne che di calcio. Abbiamo anche canali social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Se qualcuno vuole collaborare con noi, basta che ci contatti in privato. E andiamo subito a vedere i pronostici di questa 29ª giornata con le quote e i nostri pronostici. Vediamo subito Empoli-Bologna. Vittoria dell'Empoli 3,75. Pareggio 3,25, vittoria del Bologna 2,5. Il Bologna viene dalla sconfitta contro l'Inter, e invece l'Empoli viene dalla sconfitta contro il Milan, ma soprattutto il Bologna perde Zirkzee. E se il Bologna vuole continuare ancora il sogno Champions, questa partita la deve portare a casa. Per me, in questo pronostico, il mio pronostico è 2, vittoria del Bologna, venerdì sera. E andiamo a vedere le partite del sabato. Abbiamo Monza-Cagliari. Qui è una partita dove il Monza ormai non ha più niente da chiedere. Il Monza viene dalla vittoria contro Genova. Il Cagliari dalla vittoria contro, se non sbaglio, il Cagliari ha vinto contro la Salernitana. E questa è la partita più importante per il Cagliari, perché la deve vincere. E andiamo a vedere le nostre quote. Vittoria del Monza 2,5, pareggio 3,40, vittoria del Cagliari 3,50. Per me questa partita finirà con un pareggio, con un punto che accontenta tutti e due. Udinese-Torino, un Udinese che si è tolta dalla zona di retrocessione, però gli stacca solo di 3 punti. Il Torino che ancora una volta, dopo che sembrava che potesse lottare per un posto in Europa, è arrivato nella terra di nessuno, cioè è salva, però non può né retrocedere né andare in Europa, ed è per l'ennesima volta un campionato anonimo. Per questo andiamo a vedere le quote: vittoria dell'Udinese 2,75, pareggio 3,3 e vittoria dell'Udinese, no, e vittoria del Torino 2,75. Per me questa partita può finire con 1x, perché è più importante per l'Udinese che per il Torino. Secondo me, soprattutto che gioca in casa, l'Udinese darà qualcosa in più. Salernitana Lecce. La Salernitana viene dall'ennesima sconfitta, da un cambio in panchina. Non l'ho capito come mai è stato mandato via Zaka per prendere Liverani. Dall'altra parte, il Lecce è ormai in piena lotta retrocessione, solamente 2 punti di distacco, se non mi sbaglio, ma soprattutto viene dal clamoroso cambio di panchina, fuori da Versa e dentro Gotti. Sappiamo perché, ci siamo. Sappiamo perché è stato mandato via da Versa, per la testata data a Henry, giocatore del Verona. Ma questo cambio, come reagiranno i giocatori? E andiamo a vedere le quote. Vittoria della Salernitana 2,75, pareggio 3,25, vittoria del Lecce 2,60. Per me il Lecce la porta a casa, e la fortuna del Lecce che questo cambio di panchina è arrivata proprio nel momento in cui affronta una squadra più brutta della Serie A, perché la Salernitana oggi è uno scandalo in Serie A. Mi spiace dirlo, ma per la gestione completamente sbagliata societaria. E andiamo invece nella partita del sabato sera, derby laziale fra Frosinone e Lazio. Il Frosinone deve vincere a tutti i costi. La Lazio, dopo l'addio di Sarri e la sconfitta contro l'Udinese, deve portare a casa i 3 punti. E andiamo a vedere i pronostici. Vittoria del Frosinone 3,30, vittoria o pareggio 3,50, vittoria della Lazio 2,10.
Io dico che alla Lazio deve dare una risposta, soprattutto dopo l'addio di Sarri, perché Sarri ha detto: se sono io il problema me ne vado, vediamo se ora il problema si risolve. Per me alla fine la Lazio la riesce a portare a casa. E andiamo a vedere le partite della domenica. Si parte alle 12:30 con Juventus-Genoa e questa è una partita abbastanza complicata. La Juventus viene dal pareggio contro l'Atalanta, ma più del pareggio contro l'Atalanta viene da questi 40 giorni in cui prima dell'Empoli era un punto dall'Inter, a oggi si trova a meno 17 dall'Inter. 40 giorni da incubo. Dall'altra parte abbiamo un Genoa che in casa è una squadra che fa paura, ma in trasferta è una squadra normalissima. Andiamo a vedere le quote. Vittoria della Juve 1,55, pareggio 3,90, vittoria del Genoa 6,75. Io questa quota la do molto più dati forza forse, però a oggi la Juve vince a tutti i costi. A oggi la Juve non ha altro risultato che la vittoria. E per questo io metto 1, perché la Juve questa partita la deve portare a casa. E la Verona-Milan. Vittoria dell'Hellas Verona 4,75, pareggio 3,10, vittoria del Milan 1,75. Il Milan che si è preso il secondo posto la settimana scorsa, ma affronta una delle squadre più in forma. Il Verona a oggi, che a gennaio sembrava ormai già rassegnata alla retrocessione perché ha venduto tutti i suoi big, è la squadra che sta più in forma, è la squadra insieme all'Inter e al Bologna che fa il calcio più bello. E però occhio al Milan, perché il Milan per me questa partita la porta a casa perché è nettamente più forte, ma soprattutto è un Milan che deve dare un segnale. Per questo per me il pronostico è 2. E qua andiamo uno scontro Europa, Atalanta-Fiorentina. Questa è una partita fondamentale perché qui chi perde è fuori dai giochi, chi perde si può dire che il prossimo anno non giocherà in Europa. E andiamo a vedere le quote. Vittoria dell'Atalanta 1,87, pareggio 3,75, vittoria della Fiorentina 3,90. Abbiamo l'Atalanta che dopo 5 anni è andata a Torino contro la Juve anche per non perdere, è andata anche ad accontentarsi per un pareggio, per i troppi impegni che gli hanno dato nelle ultime 10 giornate. La Fiorentina che domenica scorsa al Franchi ha perso l'ultimo treno utile per andare in Champions, perché prendere gol all'ultimo dall'Oriente vuol dire addio al treno Champions. Una Fiorentina che nelle ultime giornate ha perso punti perché i suoi giocatori principali, Nico Gonzalez e Biraghi, sbagliano 3 rigori decisivi, perché sono stati 3 rigori decisivi che alla Fiorentina potevano valere 9 punti, cosa che sbagliando quei rigori non hanno addirittura con la Fiorentina hanno con l'Inter hanno perso, con la Roma hanno pareggiato. L'unica che gli è andata bene è stata la Lazio, che poi alla fine hanno vinto. Per me questa è una partita da 1-2, non ci sarà un pareggio perché tutte e due cercano la vittoria. Roma-Sassuolo, vittoria della Roma 1,41, vittoria del Sassuolo 4,80, pareggio 7,25. Signori, la Roma la porta a casa, perché con tutto il rispetto questo Sassuolo qua non può fare davvero paura a questa Roma di De Rossi, perché è una Roma davvero che sta facendo un bel calcio. Complimenti alla scelta fatta dalla società, mandare via Mourinho e prendere De Rossi. E il big match di giornata è Inter-Napoli. Vittoria dell'Inter 1,62, pareggio 4,10, vittoria del Napoli 5. Il Napoli deve vincere a tutti i costi. Il Napoli, questa è l'ultima occasione, l'ultimo treno per la Champions. Se il Napoli non porta i 3 punti a casa da questa trasferta contro l'Inter, il Napoli può dire davvero addio alla Champions. Però vedendo giocare l'Inter e vedendo giocare il Napoli, io dico che alla fine l'Inter questa partita se la porta a casa con la vittoria dell'Inter. E andiamo a vedere i pronostici di questa 29esima giornata. I nostri pronostici: Empoli-Bologna 2, Monza-Cagliari X, Udinese-Torino 1X, Salernitana-Lecce 2, Frosinone-Lazio 2,
Juve Genova 1, Verona Milan 2, Atalanta Fiorentina 1-2, Roma Sassuolo 1 e Inter Napoli 1. Comunque, sotto nei commenti, ditemi i vostri pronostici. Ci vediamo alla prossima. Ciao!